quello che mi separa dalla pump track di Premià de Mar sono appena 10 minuti di treno e questo lunghissimo percorso con mattonelle e crepe e parti senza mattonelle. Nel mio video neanche si vede tutto quanto. E allora ho pensato, facciamo un setup adatto a passare questa distanza e che performi bene sulla pump track. Questa è Loaded Kawama da 85 mm e durezza 77A, quindi tra le opzioni più morbide che potete trovare in circolazione. Le ho già usate sul surf skate, però si alzava parecchio. Ruota grande sul surf skate vuol dire baricentro altissimo. Non è esattamente quello che vogliono una pump track. Quindi andiamo di longboard drop through. Un longboard abbastanza corto che quindi abbia un ottimo giro, sebbene scopro poi che non è che sia necessario tutto questo giro nella pump track. Ma diciamo che con la versione corta della drop carve riesco quasi a mantenere l'agilità di un surf skate. Questo long ha infatti una lunghezza di 38 pollici, nel mio caso anche meno perché gli ho tagliato un po' i tail consumati, ed un wheelbase di appena 28 pollici. E vedremo poi con che facilità riesce poi a pompare in flat. L'unica nota negativa su un longboard così corto in pump track è che sento la mia stance ancora più limitata che sul surf skate. Infatti al passare i dossi c'è sempre qualche piccolo sobbalzo che ti fa spostare il piede ed in questo caso ti senti un po' bloccato dal track anteriore. Per questo mi sentirei di raccomandarvi un longboard un po' più lungo del mio, che poi è un longboard normale perché questo è estremamente corto. Qualsiasi longboard che abbiate sarà più lungo di questo. In descrizione trovi questo cappellino. Pump track su longboard versus pump track sul surf skate. Beh ragazzi, su longboard siete molto più veloci, la possibilità di avere ruote più grosse vi permette di mantenere meglio il loro rotolamento e si va molto più forte con molta meno fatica. Poi ogni giorno che passa siamo ovviamente più veloci sulla pump e questo decisamente altera il nostro giudizio, ma ricordatevi che l'affezionarvi alla vostra tavola, al vostro setup, il pensare che questo sia ideale è dato appunto dalla vostra pratica con lui, che ci sta tutta, continuate ad usare quello che vi viene bene usare. Ma se skatate solo da pochi anni, non fatevi condizionare dalla vostra breve esperienza, perché esiste sempre un altro setup che potrebbe cambiarvi in meglio la routine. In questo caso, longboard sulla pump track mi pare essere tanto tanto meglio del surf. Step one. Wake up, early gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ora un po' di flat per dimostrarvi che sì, si può pompare tantissimo su un longboard. Basta settarlo per bene. In questo caso ho limato i track e cambiato i bushing. Trovate in descrizione il video dove ne parlo. Se volete capire meglio la differenza di stile tra la pompata in surf skate e quella in long, potete cliccare qua in alto a destra. Trovate un mio tutorial al riguardo. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo.
Se non fosse per il caldo afoso che mi fa soffrire fino ad almeno le 7-8 di sera. Alle 8 di sera, ecco, come adesso, quando la luce è laterale, la famosa golden hour. Siamo tutti più fighi perché il sole ci viene di lato. Solo in questo momento si sta davvero bene, si sta davvero al fresco. Ma prima si soffriva alla grande. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Quindi si ritorna a casa, riaffrontiamo il pavimento piastrellato con queste ruote che non mi creano problemi nemmeno nelle sue parti peggiori. Non ho filmato le crepe più dissestate, ma diciamo che ci passano sopra. Ovviamente si rallenta, ovviamente bisogna pushare su determinate crepe, però non ci sono vibrazioni pericolose e soprattutto non si fermano. Una ruota così ha il lato negativo di essere pesante. Ti devi portare più peso appresso, che finché sta sotto i piedi non è un problema, ma quando te la porti sotto il braccio, un po' sì. Sebbene questo deck della Landy Axe, visto fibra di vetro e acero, è veramente, veramente leggero ed è anche molto, molto corto, quindi diciamo che compensa. Questo setupino è decisamente una favola. Avete capito perché mi servono queste ruote? Quindi vanno da Dio nella pump e qua ci passo, non mi dà fastidio, ovvio vado più lento quando è sconnesso, vado più lento, però non mi dà nessun fastidio, non è una vibrazione che te ne penti. Che cazzo c'ha voglia di lavorare adesso? Che cazzo c'ha voglia?